come la lupa di mare che imbianca il faraglione. Erano 3 o 4 coltani. Erano 5 o 6 coltani. Erano 7 o 8 coltani. Come la partenza del merlo e il canto dell'edera. Come la poesia letta all'alba ad una colonna. Come l'arco relitto. Come il fiore di rovo. Come la nube nel telaio. Come le 5 lettere. Capovolto! Come l'arciere che prima lancia la freccia e poi disegna il bersaglio. Come il mal di luna. Thank you.
5 o 6 col cane. Erano 7 o 8 col cane. Erano 7 col cane. O 8 col cane. Come un'idea scritta con la pietra. Silenzio eterno.
bella storia. Bella storia. Per presentare l'autore di questi bellissimi versi, che è Davide, e grazie anche a Cecilia Terra in Danza, che è l'associazione che ci ha permesso di ballare qui questa sera. E lasciamo 2 minuti a Davide per... Vai, Davide. Per parlare di come è nata questa cosa. Allora, sì, vi dico cosa ho detto magari ieri, ecco, magari c'è gente anche nuova. Io intanto ringrazio veramente il gruppo che veramente ha rappresentato queste mie parole. Io avevo soltanto scritto un piccolo libricino che ha per titolo Il Rosario del Cogli Parole, però ho visto che questo libro veramente, come dicevo ieri, è nato per incontrare. Ha incontrato tempo addietro la musica di un musicista turco, ieri ed oggi invece la danza e le parole e veramente la recitazione dei due attori. È un libro che l'ispirazione mi è venuta dalla storia del grande poeta greco Dioniso Salomos, che studiando in Italia si interessa della rivoluzione ellenica e vuole fare ritorno in Grecia. Quando torna in Grecia non riesce a parlare il greco moderno. Cosa fa? Incarica dei bambini a portargli parole. Io, sapendo questo, ho fatto, da circa 2 anni faccio questo al castello. Praticamente incarico persone a venirmi a portare parole. E dopo quello che è successo ieri e quello di stasera, credo che questa cosa deve per forza continuare. È una sorta di elogio, è una sorta di, come posso dire, di riconoscenza verso la poesia, perché dovete sapere che il poeta, come Adamo, è colui che nomina le cose, colui che fuori dal modo di dire comune, ordinario, cerca di dare un suono, una danza, un movimento nuovo alle cose che ci circondano. Io vi voglio lasciare con una poesia scritta proprio in questi giorni, che non farà parte del Rosario del Cogli Parole, ma come dicevo poco fa, riguarda la bellezza, e noi abbiamo bisogno di bellezza. Questo libro, Il Rosario del Cogli Parole, è stato scritto per gli individui, per una società che preferisce ammutolire. E siccome io credo alle relazioni, credo alla parola, io ho scritto in questi giorni questa poesia che voglio donarvi. Da circa 10 giorni osservavo un ragno e la sua ragnatela e mi accorgevo che non c'era nessun insetto. Allora mi chiedevo, ma cosa mangia questo ragno? Sta lì da 10 giorni con la sua ragnatela e non mangia niente. Di perle di rugiada è il bottino dell'ordito che il ragno atteso da foglia di sopra a foglia di sotto. La rugiada serve acqua, ma credetemi, si può vivere anche e soprattutto di bellezza, e ne abbiamo bisogno. Una crisi non è soltanto una crisi economica, anche se crisi è un'opportunità. Una crisi è una crisi dell'uomo, è una crisi, anzi, forse la crisi è una benedizione mascherata, perché possiamo ritornare a relazionarci. Vi ringrazio e vi aspetto nuovi poeti. Grazie, grazie soprattutto a voi. Solo. Vedete qua, vicino a loro. Ora farete altre cose. Giulia, guarda verso di qui. Farete altri spettacoli. Sì, credo di sì. Questa è una ripresa. Volete dire qualcosa? No. Sì? È una cosa... Thank you.